La snob a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente posso dire che sono qui per dirvi che oggi è il compleanno di mio papà e quindi questo non è proprio un vlogmas, ma è una dedica, ma la chiamiamo lo stesso vlogmas perché farà parte del vlogmas, che comunque poi lo farò e insomma, non lo so neanche come chiamare questo video. Forse si chiamerà Vlogmas più dedica a mio padre. Ma sì, dai, ci sta. Che ne dite? Vi piace come idea? Più che altro mi piace come idea. Vlogmas più. Sì, mi piace. Comunque, diciamo adesso. Auguri a te. Auguri a te, mio padre. Che hai 52 anni. Beh, più o meno. 52. Lo so che tante volte mi critichi, ma non so come dirti che ti voglio sempre bene, nonostante la tua rabbia o la tua stress nel lavoro, che certe volte lo sfoghi con me, anche se a volte non ho fatto niente. Però pensi sempre che io abbia fatto qualcosa di male. Ma non importa. Tu vali più di tutti, anche se sei un po' pacifico, ovvero una persona che non racconta tutto di sé, ma che altro la maggior parte della sua vita se lo tiene conservato dentro di sé. E poi quando rido, anche se a volte ti dà fastidio, tu mi guardi in un modo che non è che mi piace tanto, ma non importa. Sei super protettiva, però sai che fra un po' di anni, anzi fra un po' di tempo, mi dovresti lasciare anche un po' la libertà di decidere, la libertà di fare. Però stai tranquillo, i figli sono così, se ne vanno quando ormai crescono. Beh, io di sicuro non mi staccherò da te, ma forse non sai che con la famiglia o senza, anzi senza famiglia non sto bene, ma con la famiglia sì. Ti Insomma, questa è la piccola dedica a mio padre. Ci vediamo questo pomeriggio, perché comunque mi sentivo fare questa dedica a mio padre. Anche se comunque ho fatto un video sfogo dove dicevo che appunto mi manca. Comunque, mi sto un pochino abituando, però lo so che non è facile, non è facile per niente, per tutti, ma comunque dai, è normale che così, cioè è normale così, nel senso, forse avete capito anche più o meno. Perché io non sono una di quelle persone che non ha niente da dire, ma ha sempre qualcosa da dire, ma una cosa bella da dire, ma non brutta. Ok, quante volte ho detto dire, 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 ma abbiate pazienza. Comunque ci vediamo forse questa sera. Ciao. Ciao a tutti, eccomi qua di nuovo. Lo so, sono ancora sul letto, ma vi avevo promesso perché cioè dovevamo vederci. Oddio, vederci non è proprio così, però in un pezzo di serata, vabbè. Nella maggior parte, se proprio sono stanca, io trascorro il tempo sul letto perché davvero io non mi reggo in piedi quando sono. Aiuto! Avete visto il video di ieri? Comunque, io ringrazio Kajeji Angela. Vabbè, Angela Kajeji, per avermi fatto gli auguri anche se era in ritardo, però
comunque apprezzo lo stesso. Gli auguri, anzi, anche se sono in ritardo, chi se ne frega? Cioè, fregatevene se gli auguri sono anche un po' in ritardo. E che dire, molte persone mi hanno fatto anche gli auguri, anche se, cioè, avevo già postato qualcosa. Oddio. Faccia libro, però vabbè, si dice Facebook. Però io non mi ricordo esattamente. Oddio, avevo postato qualcosa su Facebook. Però è su Facebook di mia zia. Perché eravamo... Cioè, vabbè, ok. Comunque l'avete capito. Non è che abbia... Ho solo Insta perché è più bello. Non so che dire, raga, perché sono davvero ancora emozionata perché stamattina ho ricevuto un regalo. No, scusate, ho sentito un rumore, madonna. Non so se l'avete sentito anche voi. Vabbè, comunque, tralasciando questi rumori maledetti pazzeschi che ci sono sempre, ma... Stamattina ho ricevuto un regalo da una mia compagna di classe. È stato carinissimo perché sa veramente, ormai non so come fa a conoscermi, vabbè, nonostante ci conosciamo da poco. Vabbè, ok, chi se ne frega se ci conosciamo da poco, vabbè. Però la cosa più bella è che lei, cioè ovvero la mia compagna di classe, ha indovinato cosa... Vabbè, ha indovinato. In pratica sono degli orecchini pendenti molto fini con delle farfalle. Oddio. Delle farfalle sotto che più o meno sembra che siano appesi, però non sono proprio appesi, appesi. Aiuto, sto tremando. Ecco. Sono davvero stanca e continuo a sbadigliare, come sempre. Scusate se questo vlogmas veramente sta durando poco. Ma comunque spero che l'abbiate apprezzato e... insomma. Seguitemi su Insta, mi chiamo Samira, stettino basso vlog. Vabbè. Bio YouTuber, naturalmente, perché vabbè, è così. Seguitemi, vabbè, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mamma mia, oggi non riesco a parlare proprio. E se volete essere salutati, scrivetemi sotto i commenti, e vi metto un cuore. Vi aspetto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!